chiami? Giuseppe Mariano, presidente del Consorzio Tiberina. Sì, io rappresento un gruppo di soggetti pubblici e privati, quindi università, concessionari, centri di ricerca, il Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano, che è un ente controllato dalla Regione Lazio, associazioni culturali, ambientaliste e quant'altro, che andando a stringere, perché poi si rischia di parlare di quello che uno fa e quindi ci si parla addosso, nel contesto delineato da Cristiana Vinali, svolge il segretariato tecnico-operativo di un contratto di fiume su piccola scala, perché più in là di tanto non saremmo stati in grado di andare, che riguarda il tratto urbano di Roma, essenzialmente da Ponte Milvio alla zona dei due amici che vedo lì dietro, Enzo Foschi e Alessandra Ferretti, quindi arriviamo più o meno a Testaccio, Garbatella e giù di lì. È un contratto di fiume sottoscritto da primo, secondo e ottavo municipio, finora quanto a, appunto a municipi, ma che comprende una serie di progetti anche di privati in altri municipi, fino appunto anche a zone di Roma Nord. E non mi hai fatto domanda, Atos, ma in realtà ero partito abbastanza agguerrito, pur essendo elettore del partito che qui ospita, per porti una domanda. E visto che di Tevere da quanti anni parli tu? 20? Da parecchi anni, visto che ci sono stati lunghi periodi di amministrazioni omogenee a livello urbano, provinciale, regionale e anche nazionale, perché in fondo ancora se ne parla in questi termini così problematici, cioè di cose da fare, di cose non fatte, di buoni propositi, di strumenti che appunto sono strumenti, sono un mezzo e non un fine, che di volta in volta possono essere il parco interregionale, il contratto di fiume, il parco urbano, l'osservatorio che tu promuovesti insieme ad Estella Marino, deliberato dalla giunta del sindaco Marino, e che poi non arrivano a quei risultati attesi. Hai esordito dicendo Tevere dimenticato, per certi versi in questo periodo così triste per la città, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti, almeno la banchina del Tevere al centro storico era una delle poche parti non invase dai rifiuti, perché in questo periodo almeno nei tratti in concessione c'è chi pulisce, cioè i concessionari, che nonostante le critiche che alcuni di essi ricevono, comunque fanno un'opera benemerita, perché molti cittadini romani non avrebbero visto ponte rotto illuminato dal basso senza i concessionari, non avrebbero avuto determinati panorami, non avrebbero mai messo piede sulla banchina del Tevere, che in questi periodi è sicura, mantenuta e pulita. Allora, qual è la situazione attuale? Perché non si riesce a dare al Tevere, lì dove è nata Roma, il luogo centrale di Roma, l'asse urbanistico di Roma, perché sai meglio di me che dopo la piena del 1870 furono costruiti i muraglioni, conseguentemente con i muraglioni nacquero i Lungotevere, la Roma moderna urbanisticamente è improntata al Tevere, l'asse urbanistico principale della città. Eppure è questa, almeno io parlo del tratto urbano, che è quello che conosco meglio, visto che partecipo alla gestione di questo contratto di fiume per l'area urbana, è una parte della città assolutamente in chiaroscuri, dai lussuosi circoli di canottaggio che sono, potremmo paragonare alle spiagge chiuse di Ostia, senza la via Alzaia, che pure è prevista dalle norme, che dovrebbe consentire il camminamento anche in quei tratti, alle discariche a cielo aperto, alle scale per scendere sulla banchina nel centro storico coperte di siringhe, di urina, di tutto quello che si vede durante l'anno, eccetto appunto questi periodi estivi in cui i concessionari per certi versi si accollano l'onere della manutenzione anche delle parti non in concessione. Allora, cosa bisogna fare? Chiaramente il problema della molteplicità di enti competenti, autorità di bacino, regione, comune, municipi, sovrintendenze e quant'altri, è un problema che esiste, però posso portare la nostra modesta esperienza, poi se vuoi sparo anche sulla Croce Rossa, cioè su Tiberis, se mi lasci un minuto. E dal nostro punto di vista vediamo che il contratto di fiume firmato
un anno e qualche mese fa sta cominciando a dare i suoi frutti, cioè sono stati messi insieme dei soggetti che collaborano gli uni con gli altri, soprattutto i municipi coinvolti insieme ai soggetti privati e ai concessionari, dove già quest'anno stiamo vedendo una qualche trasformazione anche sulle attività dei concessionari al centro storico, orientate verso alcuni dettami che abbiamo inserito nel contratto di Fiume.